Benvenuti a Roma Foggia, manca il partner offensivo di Fonseca, Balbo al suo posto in campo, il giovane Francesco Totti che prova subito su calcio di punizione, palla lato per il giovane attaccante della formazione di Mazzone. Attenzione perché Cervone deve uscire dall'area di rigore e prova a ripetersi adesso sul tentativo di Mandelli, libera con Tarzanannoni la difesa romanista. Il pallone finisce nella zona di Totti! Totti! Primo gol in Serie A! Ancora la Roma, attenzione Moriero, il pallone dentro per Fonseca che ci arriva ma non trova la porta, alla alta sopra la traversa, ancora Fonseca dentro, c'è Giannini che la liscia e poi Moriero, palla deviata sul fondo, attenzione a Baiano per Kolivanov, Cervone con un prodigio, Kolivanov, attenzione il pallone buono sul destro, 1-1, clamoroso pareggio del Foggia. Moriero l'1-2, ancora Moriero dentro l'area di rigore, il cross sembra buono per Cappioli, alto sopra la traversa, tutto finisce giù, tutto regolare per Trentalange, finisce 1-1, gran pareggio del Foggia all'Olimpico. Presidente, lo conosciamo, un tifoso, ma che gli fa da fare questa intervista? Che cosa gli fate fare l'intervista a fine partita? È il tifoso numero uno della Roma, ha speso molti soldi, vuol vincere subito, è amareggiato. Se ci avete buon senso lasciatelo tranquillo, che è un tifoso. Young con questa sventola da fuori colpisce la traversa della porta di Cervone. Sul capovolgimento di fronte Cappioli di testa è bravissimo e costringe Pagliuca in angolo. Ancora pericolosissima la Roma che colpisce a sua volta una traversa con questa girata di Fonseca che abbiamo l'opportunità di rivedere. Ed è la Roma che si rende pericolosa. Vedete l'errore di Bia che non trova il pallone, ne approfitta Cappioli che lancia in profondità Moriero che si presenta solo davanti a Pagliuca ma sbaglia la mira. Non è finita, ancora un attimo dopo è Fonseca che entra in area da sinistra, evita anche Pagliuca in uscita, converge e batte fuori. E a questo punto Pagliuca comincia a arrabbiarsi e Ottavio Bianchi convoca accanto a sé i giocatori dell'Inter per dire che c'è qualcosa che non va. Ma le cose per l'Inter non vanno nemmeno in attacco. Osserviamo questa azione, Bianchi manda in mezzo, non c'è nessuno, torna un attimo indietro per cortesia Albanese e questa è una azione emblematica, manca all'Inter un riferimento offensivo, non c'è una prima punta, partono da lontano sia Jonk sia Bergkamp e allora è Berti che si improvvisa centravanti, osservate più e più volte nella fase finale del primo tempo con le sue conclusioni tiene in apprensione Cervone che è bravissimo, è un duello personale tra i due, ancora ed è sempre Berti che chiama in causa Cervone, si finisce sullo 0-0 il primo tempo e l'inizio della ripresa è davvero molto brutto e c'è questa comitata da parte di Statuto, torna un attimo indietro, io vorrei chiedere il conforto anche di Carletto Longhi che è qui accanto a me. Era un fallo da espulsione, bisogna dire che ci sono state molte ammonizioni, Beskin non ha diretto male ma forse qualche giocatore meritava una doppia ammonizione o addirittura un'espulsione. Sì, è stata una partita sicuramente combattuta, nella parte finale ci sono stati molti falli, devo dire che in questo caso come mi dicevi prima il guardaline era molto vicino e evidentemente doveva segnalare all'arbitro questa infrazione, c'era l'espulsione ma anche nella parte finale ci sono stati dei falli da espulsione. Sì, la partita si è incattivita e si è frantumata in una serie di duelli personali, di piccole vendette. L'Inter comunque anche nella fase iniziale del secondo tempo ha continuato ad attaccare alla stessa maniera con Berti che faceva il centrocampista ma si portava sovente a centro area, anche qui un suo colpo di testa termina a lato. Poi comincia la girandola delle sostituzioni, entra in campo nella Roma Giannini ed è proprio su un lancio apparentemente innocuo di Giannini che Festa combina questo bel guaio per il suo portiere, per la sua squadra. Festa che lo scorso anno, ricorderete, giocava in prestito con la Roma. Davvero sfortunata la deviazione del difensore interista che mette fuori causa Pagliuca. La Roma sullo slancio si rende ancora pericolosa, c'è questo pallonetto di Fonseca che termina fuori di poco e quindi c'è l'arrembaggio finale da parte dell'Inter. Sosa, bravissimo Cervone, senz'altro tra i migliori della sua squadra.
poi Festa viene in avanti, tenta di farsi perdonare e Bianchi, che ha mandato in campo Del Vecchio nella fase finale, proprio si rende pericoloso più volte con lo stesso Del Vecchio, ma Cervone è in giornata di grazia. Davvero straordinaria la prestazione del portiere dell'Inter, finisce della Roma, finisce così con la vittoria dei giallorossi per 1-0. Stante all'estate con sfoggio di tenute balneari e addio anche ai malumori di vertice e di base che contraddistinsero l'esordio romanista nel torneo. La lingua ufficiale della Lupa da oggi, 3-0 al Genoa, è lo spagnolo cantilenante di Fonseca e Balbi. Ma quanto vi volete bene tu e Fonseca? Beh, molto, cioè, andiamo d'accordo, andiamo alla grande, no? Sia in campo sia fuori. Cioè, si è fatta un'amicizia molto bella, ci teniamo molto noi due, quindi ci aiutiamo vicenda, questo penso è una cosa molto bella. Ma quando non vi volete far capire dai compagni, che fate? Parlate spagnolo? Sì, parliamo spagnolo, c'è un dialetto nostro, anche neanche lo spagnolo puro, diciamo, no? Quindi, però ormai si stanno abituando tutti, anche con la musica, adesso le mettiamo la musica a tutti, c'è il ritiro un po' più allegro, diciamo. Qualche malinconia invece nel vedere il vecchio grifone così malmesso, rinunce di scoglio che forse ha perduto l'antico coraggio ed errori a cominciare da Tacconi che rende subito il compito dei suoi impossibile. Lo show sudamericano comincia, ne accenna ad esaurirsi perché il Genoa, con 5 difensori in una spinta e a fidarsi a Scuravi e Nappi abbandonati nel deserto, produce solo un paio di bagliori in tutto il pomeriggio. Roma abbastanza brutta a tratti che diventa bella nella ripresa quando Scoglio toglie uno dei suoi inutili argini cercando con Van Schip una soluzione che dia qualche risultato concreto. Il raddoppio romanista è nella normalità delle cose. Quindi si rinnova per un attimo la sfida tra Gargantua e Pantagruello. A proposito, complimenti all'organizzazione della Roma, liste sbagliate in partenza, colpa di Scoglio, crediamo, sostituzione ad inizio di ripresa mai segnalata e poi ecco Totti in campo, così dice l'altoparlante, quando invece entrano Piacentini e Cappioni. C'è da segnalare ancora una cosa pregevole di Carboni ed il terzo gol tutto in velocità, che è una conferma d'affetto del duo Balbo-Fonseca. Si cambia lingua dallo spagnolo al trasteverino. Allora, una Roma così così nel primo tempo, Balbo e Fonseca potevano fare di più. Siamo arrivati alle rifiniture, in altri tempi si ragionava in maniera diversa. Sì, sono giocatori bravi, c'è uno spirito differente, c'è molto entusiasmo. Direi c'è anche un pizzico di fortuna che l'anno scorso non abbiamo mai avuto. Comunque è chiaro che quando si fa tre gol al Genoa non può essere solamente fortuna. Una passeggiata nel verde a Reggio Emilia potrebbe essere un giorno qualsiasi ed invece qualche metro più in là si vive una domenica fatta prima di attese, poi densa di emozioni. È giorno di festa, c'è la banda della Marina per ricordarlo e veder correre 10 mesi dopo Paolo Futre fa gran piacere. Euforia, l'idea che sia il giorno dei primi punti che invece non arrivano perché la Roma ha cinismo e classe tali da smorzare subito ogni entusiasmo. Cesari sorride nel concedere il rigore, Balbo giustizia Antonioli nel più facile dei modi. Lunghi cross che non portano a nulla, per offendere la Reggiana deve aspettare inserimenti dalle retrovie. Solo illusioni, mentre la folgore di Balbo è qualcosa di concreto che mette fine con 70 minuti di anticipo all'incontro. Il pubblico lì in alto nel loggione ha un fremito che diventa di piacere quando Gigi De Agostini riesce a sfruttare un momento di grande confusione in area romanista. E qui si accendono gli animi. Gregucci giustizia statuto. Dolore e lacrime per lui. Sentiamo il dottor Alicicco. La frattura di Perone, per fortuna, se è una frattura semplice, non comporta tempi lunghissimi, pur sempre tempi che nel calcio sono lunghi, perché 45-60 giorni sono sempre tanti. Momento difficile per il signor Cesari, che entra in totale confusione e che viene salvato da Fonseca, che ristabilisce calma e distanze, riportando l'incontro nei giusti binari. Microfono per Balbo. Sono stati falli stupidi perché la partita è stata una partita maschia ma senza cattiveria, no? Quindi sono stati quelle 2 o 3 episodi che hanno forse fatto vedere una partita un po' più brutta, ma non so perché sono successi. Gregucci è frastornato, l'ha fatta grossa e lo sa. Balbo lo punisce immediatamente assistendo Moriero. Fonseca non dimentica i diritti del pubblico. Il calcio non è solo marcare, picchiare, il calcio è pure fare un tunnel, fare un tacco, fare quelle cose belle che poi anche la gente si diverte.
un paio di gol annullati, fantastico quello dell'uruguaiano, e poi alla fine con la Reggiana che non riesce a festeggiare nel modo dovuto i 75 anni di vita ed il nuovo stadio che sarà pronto in primavera. Battuta finale per Futre. E credo che ancora abbiamo da lavorare tante, perché stiamo combattendo le cuore di ragazzi, non di bambini. Per Sinisa Mihajlovic questa è la partita del cuore e la curva sud lo accoglie tributandogli gli onori riservati ai grandi ex. Poi l'abbraccio con Carlo Mazzone per tacitare una volta per tutte le polemiche degli ultimi giorni. Mi ha fatto molto piacere perché qualcuno aveva messo in giro cose inesatte, lui mi ha mandato un messaggio prima della gara e mi ha detto che avrebbe avuto piacere di abbracciarmi e io ben più di lui mi ha fatto piacere che lui venisse da me. Mihajlovic tiene in maniera particolare a fare bella figura davanti ai suoi ex tifosi, cade male dopo uno scontro con Piacentini, ma per 30 minuti stringe denti e per la Roma sono problemi. Il repertorio prevede un tiro al volo di sinistro, una punizione che Cervone riesce a vedere appena in tempo, un disimpegno in difesa da grande fuoriclasse, un calcio d'angolo disegnato per la testa di Virkud col pallone che esce di poco. Dall'altra parte una Roma un po' contratta rispetto alle ultime esibizioni, prova a scardinare il centrocampo doriano con azioni in velocità. Moriero Cappioli, una deviazione di Ferri ancora su Cappioli che restituisce a Moriero, ma il tiro non è preciso. Fonseca, sempre in agguato, ruba il tempo a Manini, scatta verso la porta avversaria, ma sulla sua conclusione Zenga è pronto. E sul rapido rovesciamento di fronte il collega Cervone deve uscire fino alla tre quarti campo. La Roma cresce, Carboni è imprendibile sulla fascia, Zenga gli esce tra i piedi, Fonseca cerca la testa di Balbo, ma il pallone vola più alto. Nella ripresa Eriksson deve lasciare negli spogliatoi Mihajlovic per Invernizzi e sarà un caso, ma la musica cambia. Fonseca, geloso dell'affetto dei suoi tifosi, batte una punizione di quelle che hanno fatto la fama del giocatore croato, ma Zenga è in grande giornata. Balbo scalda al suo destro iniziando un duello con l'ex portiere della nazionale che deve però soccombere un minuto più tardi davanti ad un'invenzione dei due uomini gol della squadra giallorossa. Fonseca fa il braccio, Balbo la mente e con classe segna il gol partita. Abbiamo fatto un spaglio, si può dire, mezzo spaglio almeno, solo uno in fase difensiva finché la partita è 0-0 e là colpiscono subito. Ancora una punizione di Fonseca battuta alla Mihajlovic, ma per il Zenga di oggi un gol è anche troppo. Prova a reagire la Sampdoria con Lombardo che serve Melli, ma Benedetti riesce ad anticiparlo. A pochi minuti dalla fine Mazzone decide di regalare il proscenio a Giannini. Il principe ha il pallone per regalarsi una grande domenica, ma Zenga ha deciso che oggi è la sua giornata. E lo ribadisce un minuto più tardi anche a Fonseca, che sembra aver capito l'antifona, quando proprio alla fine ha l'occasione per raddoppiare, ma non ha il coraggio per segnare. Il gol di Balbo vale il primo posto ancora in classifica insieme al Parma, ma non è sufficiente a raggiungere Batistuta al comando della classifica marcatori. Se lui segna, se io segno, così le società italiane forse tornano a fidarsi nei ragazzi argentini e vanno di nuovo in Argentina a prendere i giocatori. E poi se segna contro la Lazio ancora meglio, no? Meglio, ma doveva fare due gol, no? Al primo affondo la Roma va in gol, è il nono minuto, cross molto lungo dalla sinistra, Balbo svetta e di testa supera Pastine un po' fuori dai pali. Ed è proprio Rizzitelli al 41esimo a trafiggere Cervone con la Roma in 10 per non aver sostituito tempestivamente l'infortunato Lanna. E sempre da un cross dell'uruguaggio al 24esimo scaturisce il rigore del 2-1. Torrisi tocca di quel tanto Cappioli, per l'arbitro è fallo, batte Fonseca ed è gol. Il Toro ovviamente non ci sta e dal 33esimo minuto Cristallini alla sua prima rete in Serie A sfrutta una punizione deviata dalla barriera romanista. Luci e suoni e subito Roma è in avanti, dà l'impressione di voler aggredire immediatamente il Cagliari. Abbiamo visto una conclusione di Maini parata, poi ancora è Fonseca che mette in apprensione il portiere Fiori. Però pian piano il Cagliari prende le misure alla Roma, Roma che riesce a rendersi pericolosa praticamente solo su azioni d'angolo. In questo caso c'è Fonseca che va al gol ma si becca la munizione, torna un attimo indietro, in realtà vediamo che sul suggerimento di Balbo, Fonseca è in posizione irregolare. Posizione irregolare? Certo, giusta la munizione in quanto Fonseca prosegue l'azione, quindi fa vedere che praticamente un gol annullato in realtà è un'azione fermata dall'arbitro. E viene dunque giustamente ammonito in questo caso Fonseca. E vedete,
che va a fare le sue rimostranze all'arbitro, e qui c'è Cavallo Pazzo, il celebre tifoso della Roma, travestito da patriota, che viene placcato in maniera piuttosto energica. E il Cagliari a sua volta si rende pericoloso. C'è questa bellissima conclusione da parte di Pusceddu, che rivediamo anche, vedete come si coordina molto bene la battuta di collo pieno sinistro con il portiere della Roma Cervone, che respinge a pugni uniti. Ancora Roma in avanti, e in questo caso la Roma ha reclamato un calcio di rigore. Siamo nella fase finale del primo tempo, torna un attimo indietro, avremo la possibilità di vedere anche da un'altra angolazione Balbo, che aggancia il pallone al centro dell'area, si gira, ha stretto contatto con lui Firicano, con le braccia peraltro un po' larghe, ferma il pallone. Abbiamo anche un'altra inquadratura, ecco sì, i giocatori sono molto vicini, e secondo me il fallo in mano è involontario, giusta la decisione dell'arbitro. Sì, anche perché in effetti c'è Firicano che ha le braccia larghe, però mi sembra che il movimento sia un movimento naturale, vedete, sta tentando di anticipare, quindi non c'è volontarietà. E vediamo ora il secondo tempo, un secondo tempo nel quale il Cagliari si rende subito abbastanza insidioso. Per la Roma, Moriera sulla sinistra, il suo traversone taglia tutta l'area di rigore, ma è ancora il Cagliari, Oliveira protegge bene il pallone, lo tocca fuori, arriva per la gran bomba Bisoli e porta in vantaggio sorprendentemente il Cagliari al 12° del secondo tempo. Nulla da fare assolutamente per Cervone. A questo punto la Roma si rovescia rabbiosamente in avanti, ci sono ripetute conclusioni da parte dei giocatori della Roma, ma il portiere Fiori fa buona guardia. Mazzone manda in campo anche Totti, la terza punta, da ricordare che la Roma è scesa in campo senza parecchi titolari, e qui c'è un contropiede ancora con Oliveira, che al momento di entrare in area di rigore ha questo impatto con Aldair. Qui Aldair entra sul pallone, azione regolare, poi nell'impatto susseguente, ma non mi sembra ci sia volontarietà da parte di Aldair. Ecco, giusta attimo, la decisione dell'arbitro. Torna un attimo indietro, in effetti vedete che dopo essere venuto via sul tocco di Aldair, prende il pallone e poi viene avanti. In scivolata, ecco. Ecco, e qui c'è questo ostacolo, sì, però non del c'è tutto casuale l'ostacolo. Continua la Roma ad attaccare, ma in maniera molto confusa, caotica. Naturalmente difendono con un certo affanno i giocatori del Cagliari, che danno l'impressione però di riuscire a portare a compimento il risultato positivo. C'è questo calcio di punizione pericoloso che sfila a fondo campo, ma nella fase finale poi c'è questa traversa colta da Fonseca e Balbo che ribadisce in gol. Rivediamo, poi torniamo indietro perché anche qui hanno protestato i giocatori del Cagliari. Torno indietro, faccio rivedere Citterio prima l'azione dall'alto, le immagini sono state montate da Lodato, c'è da valutare la posizione di Balbo. Sì, in pratica questo è un passaggio direttamente da Fonseca a Balbo, perché la palla va sulla traversa, non è toccata da nessun giocatore, quindi è come se Fonseca avesse passato direttamente a Balbo. Occorre verificare la posizione di Balbo nel momento in cui Fonseca calcia il pallone. E diciamo che la posizione da queste immagini non si vede molto bene, comunque è una posizione sospetta. Ma sembra quantomeno in linea. Quantomeno in linea. Diciamo, nel dubbio, giustamente, il guardaline non ha alzato, poi la palla arriva a Balbo, la mette dentro, forse anche con un braccio. Ma abbiamo anche l'immagine dal basso, faccela vedere. Ecco, rivediamo, vedete Balbo che si proietta sul pallone, può anche darsi che colpisca con un braccio. Ma mi sembra involontario comunque in questo caso. Fatto sta che il Cagliari si vede raggiunto al 48° del secondo tempo e chiaramente gli umori per i cagliaritani non sono i migliori. Cagliari che comunque ha fatto un'ottima partita. Quando mancano meno di 2 minuti al 90° l'azione vincente del Parma. Branca sceglie il tempo giusto per dare a Zola, sinistro che non ha il suo piede ma angolatissimo, Cervone non ci arriva e la Roma è sotto di 1-0. Parma, corner corto di Garbone, Agostini rovesciata, si coordina bene Bogossian che batte Cervone. Fonseca crossa, questa volta dalla destra, Moriero, vedete, spizza e fa 1-1. Poliziotti e carabinieri, 8 ultra sono in stato di arresto, 3 di questi, tutti giovani di Roma, sono accusati di tentato omicidio. Numerose sono state anche le denunce a piede libero di tifosi delle due squadre fermati ed identificati nel corso degli incidenti.
Intanto divampano le polemiche. Il SIULP, il sindacato di polizia, ha definito quelli di ieri incidenti annunciati. E dopo gli incidenti di ieri di Brescia, appunto, il capo della polizia Masone ha sostenuto la necessità di nuovo... Dopo la pausa di sabato... Quanto ha deciso il ministro dei trasporti Publio Fiori, che di questa misura informerà l'addome, anche se le sue condizioni di salute vanno lentamente migliorando. Ne chiediamo conferma ad un collega di Brescia Oggi, che abbiamo al telefono, Marco Torresini. Buongiorno. Allora è vero che stanno lentamente migliorando le condizioni del vicequestore? Sì, io parlavo stamattina con i medici dell'ospedale civile di Brescia, dove il vicequestore è ricoverato in terza chirurgia, ci dicevano che le sue condizioni stanno migliorando, però non è ancora fuori pericolo. E la ferita, spiegavano i medici, è dovuta a un coltello con una lama lunga 5-6 cm penetrata nell'addome e che ha toccato un'ansa intestinale. Se è vero che i gol aiutano a vincere, è altrettanto vero che non c'è nulla di meglio di una bella favola per dare sapore alla vita. E questa è la storia di un derby atipico in cui la Lazio si trova subito davanti montagne insormontabili. 130 secondi per capire che è una giornata storta per la curva nord e che invece è l'avverarsi di un sogno per la fazione di Rimpettaio. 3 ammoniti dopo altrettanti gol, anche questa è una cosa incredibile. E poi ecco il fato che dà un ulteriore avvertimento. Boxi c'ha uno scontro, Zoppica chiede il cambio ed è un colpo che la Lazio dimostra di non saper assorbire. Grandi praterie, tagli perfetti a trovare Balbo e Fonseca. La Lazio è su con la difesa e per sua fortuna Marchegiani è attento. Si conferma l'idea dell'approssimativo, delle difficoltà nel cercare di rientrare in partita e un attimo dopo è tutto anche troppo facile. L'1-2 con Balbo, l'inserimento di Moriero, il gol di Cappioni. Lazio sgranata, sguardi attoniti, il derby mostra ora all'Olimpico biancazzurro la sua faccia più cruda. Qualche disattenzione ancora e poi ecco Rambaudi fermato nella sua corsa. Casiraghi che cerca di dare impeto ai suoi, ma sempre cercando di non scoprirsi le spalle. Qualche sussulto a un passo dall'intervallo, nella speranza poi di poter cambiare qualcosa. Si ricomincia, ma il tema è sempre lo stesso. Anzi, dall'ennesimo rapido capovolgimento di fronte, Giannini, bravissimo, trova sul secondo palo Fonseca e per la Lazio è proprio la fine. Signore, una giornata di grande tristezza. Sì, di grande tristezza oggi. Credo che per me, per la squadra, per i tifosi sia... la più brutta giornata che abbiamo passato nell'ultimo anno. Adesso bisogna saper reagire a questo momento difficile, è normale che è una sconfitta che peserà. Saltano i nervi a Negro, che termina così anzitempo la partita forse più attesa, e la Lazio ha la sua più nitida occasione con Winter, frenato da Cervone. Incidenti demenziali rovinano la festa e si prosegue con l'idea del già visto e della Lazio che dopo tante prove positive non riesce a sentire la partita. Anche mia impressione è che abbiamo fatto una brutta prova, a parte che abbiamo incontrato la Roma che ha fatto bene, ha fatto meglio di noi, ha vinto con merito, noi da parte nostra non siamo riusciti a giocare sui soliti livelli, sulle solite caratteristiche nostre. Oggi, alla luce di quanto visto, ridirebbe il derby una partita come le altre? La partita sì, mi auguro che non è più una partita come altre, nel senso che spero che la prossima le faremo meglio. L'amarezza di Zeman fa da contraltare alla felicità del presidente Sensi. Idealmente c'era anche lei vicino a Mazzoni. Certo, mi sono anche io affacciato, ne aveva tutti i diritti, non so, di andare sotto la curva sud, perché è stata sempre molte volte la più critica, forse qualche volta ingiusta come il tifoso, però lui meritava di andare sotto la curva sud per prendere quei consensi che forse non aveva mai avuto. Tutti alla ricerca di quella gloria attesa per tanto tempo e poi per Mazzone è il momento di gioire. Zeman ha detto: ora non penso più che il derby sia una partita come un'altra. Tu già lo sapevi? Io lo sapevo, ho mandato anche dei messaggi, però è normale questo. Se non si vive non si capisce, bisogna viverlo, soffrirlo, sentirlo.
adesso sarà dura la partita di ritorno. La Roma vince e merita i tre punti, riuscendo a venire a capo di una partita che solo sulla carta era più che abbordabile. Ma la Roma ed i romani avvertivano vaghi dubbi nell'aria. La pesante sconfitta ad opera della Juventus in Coppa Italia rischiava di vanificare gli effetti benefici di un derby vinto in maniera travolgente. Ma i giallorossi scesi in campo all'Olimpico, pur non essendo quelli del derby, non erano neppure quelli di Torino e con umiltà si mettevano di buona lena a tentare di scardinare la doppia linea difensiva del Padova, imperniata sul portiere Bonaiuti. Giannini e compagni non si perdevano d'animo neppure quando si rendevano conto delle difficoltà che via via aumentavano, e men che meno dopo il palo colpito dallo stesso capitano. Dopo un primo tempo giocato prevalentemente nella metà campo patavina, la Roma aumentava i ritmi nella ripresa. La svolta della partita da una clamorosa occasione mancata dal croato Vlahovic, che si presentava solo davanti a Cervone senza comunque inquadrare la porta, cosa che riusciva subito dopo ad Aldair, ciclopico nel trasformare di testa l'angolo a rientrare di Fonseca. La partita finiva lì. Il Padova capiva che nulla avrebbe potuto fare per raggiungere il pareggio ed il gol di Cappioli, splendido, era un evento ineluttabile. Padova sereno nella sconfitta, ma l'intervento di Lanna su Vlahovic, dopo pochi secondi, ha fatto nascere più di un dubbio e non solo nell'allenatore veneto Mauro Sandreani. Il ragazzo è uscito in barella, ha preso una botta tremenda sul fegato e quindi io credo che quantomeno mi piacerebbe rivederlo stasera. Erano passati 13 secondi, però insomma mi sembra che l'intervento sia stato quantomeno dubbio. L'incontro si chiudeva in gloria per Fonseca, un gran tiro il suo ed una gran parata, quella di Bonaiuti. Ed ecco Carlo Mazzone, soddisfatto e romano più che mai. Queste gare normalmente l'anno scorso o non si riusciva a vincerle o si perdevano. Questo vuol dire che la squadra è cresciuta, è diventata più madura. Un terzo posto simpatico, eh? Sì, interessante. Tutto sommato nel campionato stiamo facendo abbastanza bene. 23 punti in 12 partite, tutto sommato non sono pochi. In Coppa Italia invece ci siamo un pochino, se può dire, sputtanati. Va bene, su, in senso così simpatico. Prima della mezz'ora, da una punizione di Rui Costa, nasce la rete della vittoria, del terzo posto in classifica. A fare festa sono un po' tutti, quello più contento Marcio Santos, anche se il piede proibito sembra quello di Carboni. A Roma si dice che forse è meglio prenderla a ridere, Mazzoni? Sì, sì, vediamo, oggi bravissimi sono stati, bellissimi. Non ho mai preso tanti elogi come sta sconfitta. Veramente è stato uno spettacolo, abbiamo dato spettacolo a tutti questi miei colleghi che dicono che loro si realizzano quando vedono giocare bene le squadre. Io non ho proprio per niente. Oggi ho sofferto tanto, perché ho visto giocare benissimo a Roma e non metterla mai dentro. Azioni, cuore. Roma-Milan è anche sfida di panchine, tra due degli allenatori più grintosi della Serie A. Due temperamenti focosi per uomini capaci però di giocare anche a scacchi quando serve. E così è stato oggi. Volevano vincere entrambi ed è stato un pareggio. La vittoria è andata alla tattica per le emozioni e lo spettacolo. L'appuntamento è rimandato alla prossima partita. Ma a conti fatti può anche andar bene così. Oggi è un pareggio che per la prima volta non è una mezza sconfitta, ma è un buon punto. Venire a Roma a giocare come ha giocato noi quest'oggi, credo che non sia da tutte le squadre. Il Milan azzarda un coraggioso 4-3-3 con Massaro, Simone e Savicevic davanti. Il solito duo d'attacco per la Roma con Aldair centrocampista, un lusso che Mazzone può concedersi da quando è esploso il giovane Petruzzi. Difese ben registrate in ombra agli attaccanti, di occasioni vere e proprie se ne vedono poche. Un reclamo di Savicevic fermato in area, un'uscita di Rossi senza troppi problemi su Balbo ed un'altra più avventurosa poco dopo con Aldair che tenta l'impossibile strappando applausi, almeno per l'intenzione. Ancora Savicevic sul fronte opposto e il primo tempo offre poco altro. La Roma gioca a sprazzi, qualche errore di troppo a centrocampo. La spinta viene soprattutto da un eccellente Moriero, ma il difetto maggiore sembra essere la continuità. Mazzone è d'accordo, ma non drammatizza più di tanto. Non chiediamo a Luna questa squadra, lasciamola tranquilla, ha incontrato il Milan, ha giocato alla pari, è chiaro che non siamo perfetti come nessuno al mondo, nessuno al campionato italiano. Il Milan dal canto suo è molto ordinato, tiene bene il campo, costruisce gioco, ma concretizza poco. Solo colpa delle punte, Savicevic risponde così. Ma di colpa chi gioca in avanti, siamo io, Simone Massaro. Nella ripresa, sotto i riflettori, Capello decide di arretrare Massaro lasciando davanti Simone e Savicevic. La mossa si rivela azzeccata nel giro di 2 minuti al 18° e al 20°. Cervone è chiamato agli unici due interventi della giornata. Prima su Maldini,
poi sul destro secco di Albertini. Fonseca decide allora che è il caso di scaldare le mani anche a Rossi. Va via di forza a Baresi, ma è quasi sulla linea di fondo. Entra Di Canio, esce Savicevic, ma cambia poco. Sotto le feste in fondo l'importante è non perdere. Il Milan prosegue la sua serie positiva in attesa di recuperare gli incontri con Torino e Reggiana. Mazzone rinvia al 95 la sua prima vittoria da allenatore contro Capello. Per il 94 intanto va già bene così. Anni il Bari non fa punti in casa della Roma e la traduzione negativa si è confermata anche oggi all'Olimpico, dove però la squadra di Materazzi era partita bene, c'è questa uscita di testa di Cervone al limite dell'area per anticipare Tovalieri. Al 20° si vede la coppia sudamericana della Roma, Balbo tocca di testa per Fonseca, la spettacolare mezza girata è ben controllata da Fontana. Un minuto dopo vibrate proteste giallorosse per questo contatto in aria tra Montanari e Fonseca, l'arbitro Cesari lascia proseguire. Al 25° Tovalieri si libera bene al limite dell'area, il suo sinistro però termina a lato. 38° altra protesta della Roma. Sul cross di Fonseca Moriero rimette al centro al volo colpendo Manighetti. In questa circostanza comunque ci sembra che Cesari abbia ragione a far proseguire il gioco. Al 41° Roma vicinissima al vantaggio. Secca la conclusione di Balbo che centra clamorosamente il palo. Il pallone poi colpisce Fontana ed esce a fil di montante. A inizio di ripresa Moriero lancia Balbo. Fontana in uscita anticipa l'argentino. Mazzone gioca la carta vincente, Totti che subentra a Carboni e la Roma si fa subito pericolosa. Sul perfetto assist di Fonseca Balbo si trasforma incredibilmente in difensore e sventa la minaccia. Il minuto decisivo è il 23°. Bigica commette fallo di mano volontario e già ammonito viene giustamente espulso da Cesari. Sulla punizione battuta da Totti Fontana non trattiene e Balbo ben appostato mette in rete tra le proteste dei barisi. Per un presunto fallo di mano dell'argentino che Cesari non ravvisa, le immagini rallentate non ci aiutano a chiarire definitivamente i dubbi. La reazione del Bari si concretizza in questa bella iniziativa di Gerson che conclude però alto. Ma a chiudere la partita con i pugliesi sbilanciati ed i nove uomini, mentre abbiamo visto quest'altro intervento, quest'altra protesta della Roma per un fallo su Fonseca, a chiudere la partita, vi dicevo, ci pensa ancora Totti che mette dentro con un delizioso pallonetto scavalcando Fontana. Mazzone, possiamo tornare in studio. Le Alpi c'è profumo di grande sfida. Juventus e Roma rispolverano il loro passato e seppur con spazi vuoti, lo stadio torinese con i suoi 50.000 presenti si accende d'entusiasmo. Lippi conferma gli stessi 11 che hanno battuto il Parma, dunque Fusi è libero, mentre Ferrara e Carrera sono i difensori centrali. Come al solito tre gli attaccanti, mentre Sosa è assistito a destra da Conte e a sinistra da Tacchinardi. Per quanto riguarda la formazione giallorossa, Mazzone, come si pensava alla vigilia, mette Cappioli in panchina e ripropone Statuto che mancava dalla partita con la Reggiana. A centrocampo c'è anche Piacentini a sorreggere Giannini. L'attacco è affidato al duo Balbo e Fonseca. Le due squadre, schierate con lo stesso modulo, il 3-5-2, partono subito a grande velocità. Passano 15 secondi e Conte scalda le mani di Cervone. Fa freddo, il termometro segna 3 gradi e i giocatori fanno una gran fatica a mantenere l'equilibrio. La Juventus aggredisce su ogni pallone, la Roma, per nulla intimorita, riparte dalla sua tre quarti e crea pericoli con il duo Balbo e Fonseca. Dopo 10 minuti vibranti, Juve e Roma, per reciproca paura, placano il loro ardore. La gara diventa tattica e i difensori hanno il predominio sugli attaccanti. Al 25° gran girata di Balbo di poco a lato. Al 31° l'episodio che caratterizza l'incontro con la rete di Ravanelli. La vediamo al rallentatore con il commento di Aldair. Un gol molto strano perché mentre tirava fallo laterale, il guardalino ha preso il suo pallone, sperava che lo faceva tirare un'altra volta, invece no. Ecco, comunque diciamo che questi guardialini con il freddo avevano la bandierina bloccata. Non lo so, abbiamo avuto due episodi molto strani, questi sui rigori della Juve. A Roma schiuma di rabbia e chiude il primo tempo in avanti. Peruzzi è bravo e fortunato. Il 43° blocca un insidioso tiro al volo di Moriero e il 44° si salva con Ferrara che sulla linea allontana un beffardo tocco di Fonseca. In apertura di secondo tempo il gioco non decolla, la Roma spinge e la Juve si difende puntando al contropiede. All'11° Fonseca è stretto in area e nell'azione successiva Cervone esce su Del Piero. Al 14° Mazzone cambia, esce Statuto, positivo il suo rientro ed entra Cappioli. Cresce la manovra giallorossa, Balbo fa tutto bene, meno l'assist a centroarea. I giocatori non si risparmiano ma gli animi sono tesi. Al 24° Cervone esce su Torricelli, il portiere giallorosso protesta per l'intervento del bianconero, volano spinte ed insulti, Stafoggia li espelle.
Ma è stata un'azione tipo domenica scorsa, una palla messa in profondità, è uscito Cervone, io ero lì metà strada, ho cercato di colpire la palla e poi vabbè c'è stato un contatto, ma non c'era né cattiveria né l'intenzione di far male. Azzone e Lippi sono dunque costretti a cambiare, Morieri per Annoni, Jarni per Tacchinardi. Al 31esimo Balbo non coglie lo specchio della porta e al 32esimo l'azione che chiude l'incontro. Stafoggia punisce con il rigore il fallo di Petruzzi su Vialli. Grandi proteste, Petruzzi è espulso come ultimo uomo e Ravanelli realizza dal dischetto il 2-0. È stato un fallo, ci siamo così strattonati io e Vialli. Penso, non so se sbaglio, che ha iniziato fuori aria. Sicuramente c'era l'espulsione, ma non penso che c'era il calcio di rigore. Però la Juventus diventa tutto più facile, al 39esimo Vialli sigla il 3-0 e altri potevano poi essere i gol per i bianconeri. Enormi infatti gli spazi lasciati da una Roma ferita e troppo nervosa. Termina 3-0, 3 gli espulsi, 7-6 corner per la formazione giallorossa. Due le considerazioni finali, inqualificabile il terreno di gioco e più che insufficiente la terna arbitrale. La Juventus è brava e fortunata. La Juventus dimostra di avere sete di vittoria e vince per 3-0 contro una Roma che si è lasciata prendere troppo dal nervosismo dopo un episodio che sicuramente farà discutere. Probabilmente la chiave del match è tutta lì, anche se bisogna riconoscere alla formazione bianconera la grande voglia di ottenere i risultati. Per la Roma un esame che la rimanda ad altre partite, probabilmente quest'anno al Dele Alpi per lei non c'è grande fortuna. Gli episodi fanno discutere, sono stati l'episodio base che il gol di Ravanelli è stato fortunato per noi e poi nel secondo tempo la Juventus ha concretizzato quello che si era creato con questa giocata qua, con questo fallo laterale, questa rimessa corta che ha fatto discutere, che peraltro io non ho neanche visto perché ero coperto dalla panchina della Roma. Veramente una partita molto strana, io però avrei piacere di commentare solamente quando c'è stata la partita vera, i primi 45 minuti. Il resto preferisco non commentare per non dare giudizi che poi magari mi posso pentire fra qualche giorno. Dele Alpi ha tutto meno che un campo di calcio. La prossima volta veniamo con i pattini. Questa non vuole essere una scusa perché anche la Juventus avrebbe dovuto mettere i pattini. Condivido totalmente. L'ho detto anche nella partita di Coppa Italia qui con la Juventus. A un certo punto, quando c'è una gara non fortunata, bisogna saper perdere con classe, con stile, cosa che non abbiamo saputo fare oggi. Questo è l'unico appunto che posso fare alla squadra. Non dobbiamo esco. La difesa sbanda più di una volta sotto i colpi della Cremonese, che alla fine passa con un tiro da fuori area di Chiesa, forse nemmeno visto da Lorieri. Succede di tutto sotto la porta della Cremonese, sul conseguente calcio d'angolo la Roma pareggia. Batte Fonseca, la deviazione decisiva è di Lanna. La spalla di Fonseca è proprio mal ridotta e l'uruguaiano dà forfè. Ma le gambe di Balbo stanno benissimo. Alla prima sgroppata Nicoli non può che fermarle così. Va benone anche il destro dell'argentino. Sono bastati 70 secondi alla Roma per rompere un digiuno che in trasferta durava da più di 3 mesi. Gli altri 80 minuti di gioco sono serviti a contare i cartellini gialli e rossi che il signor Rodomonti ha distribuito con generosità degna di miglior causa e le tante occasioni sciupate dai romanisti per dare maggiore consistenza a un risultato comunque meritato. Nel frattempo poco foggia, tranne che in questa spettacolare azione in velocità che regala anche una finezza di Mandelli ma non il pareggio di Bresciano. Per il resto tanta Roma, soprattutto a centrocampo, dove Giannini e compagni rubano sistematicamente passo e pressing agli avversari. Assente Padalino per squalifica, le difficoltà foggiane aumentano quando la seconda ammonizione del fiscalissimo signor Rodomonti toglie di scena anche Bucaro. Quasi inevitabile quello che succede nella ripresa, con il Foggia costretto a scoprirsi e la Roma ad affondare in contropiede, ma senza mai mordere, nemmeno quando segnare sembra più difficile che sbagliare. Se non i gol, sul taccuino c'è comunque da notare la vivacità di Moriero, la costante spinta offensiva di Carboni e l'onnipresenza di Statuto. Insieme alle tante occasioni sciupate della Roma, da registrare anche il secondo cartellino rosso, stavolta ai danni di Piacentini. Ma oltre la parità numerica, il Foggia di oggi proprio non poteva andare. E stando al risultato, ma non tanto sul risultato, per quello che poi è avvenuto nel secondo tempo, penso che insomma la Roma abbia fatto una buona gara.
calcio, intensa e spettacolare soprattutto nel primo tempo. L'inizio è scoppiettante, parte subito bene la Roma, cross di Totti, conclude Balbo, la palla deviata finisce in angolo. Un minuto dopo Antonio Paganin per l'Inter si libera in aria e riesce ad evitare i difensori giallorossi, la deviazione di un difensore fa terminare la palla di poco al lato. Al terzo la Roma va in vantaggio, per questo fallo su Giannini al limite dell'area l'arbitro Braschi concede una punizione. Punizione dal limite, trasformata da Balbo con un destro che buca la barriera e batte Pagliuca. Subito pronta la reazione interista, che è pericolosa già al quinto con Bergkamp che impegna severamente Cervone. All'11° gol annullato alla Roma per fuorigioco di Cappioli, che vedete riceve la palla e si rende protagonista di una pregevole rovesciata, ma in posizione irregolare il gol di Totti è giustamente annullato da Braschi. Al 14° arriva il pareggio dell'Inter, punizione dalla destra di Jonk che pesca smarcato seno, preciso il colpo di testa del centrocampista lasciato colpevolmente solo dalla difesa giallorossa. Al 22° l'Inter è vicinissima al 2-1, dalla stessa posizione ancora Jonk batte una punizione questa volta rasoterra, carambola in aria e palla per Del Vecchio che però conclude alto. 31° Roma nuovamente in vantaggio, Statuto ruba palla, forse fallosamente a centrocampo e pesca Balbo, serpentina ubriacante e preciso destro da 25 metri che non lascia scampo a Pagliuca. Legittima l'esultanza di Balbo, implacabile anche senza il gemello Fonseca. L'Inter reagisce ancora, al 36° grande occasione per Bergkamp che perde il tempo per la battuta immediata e poi tenta un pallonetto che scavalca la traversa. 42° contropiede Balbo Statuto, il centrocampista avanza ma non riesce a concludere. Sul rimpallo la palla termina Balbo che però mette alto. Al 43° Inter ad un soffio dal pareggio, ma sulla conclusione di Antonio Paganin che riceve la palla da Bergkamp, Cervone compie un mezzo miracolo deviando in angolo. Assai meno ricca di episodi la ripresa che si apre con questo gol giustamente annullato a Statuto per posizione di fuorigioco. Al 17° ancora Bergkamp, apparso oggi più attivo, fallisce un'occasione. Non trova la palla l'olandese e si fa poi anticipare da Cervone uscito a tre quarti di campo. Il 3-1 che chiude la partita arriva al 26°, grandissimo Balbo che fugge palla al piede, smarca Totti ed è prontissimo sul tiro cross a mettere in rete. Qualche protesta civile dell'Inter che però appare ingiustificata dalle immagini che abbiamo visto. È legittima l'esultanza di Balbo che al 13° centro stagionale si porta a 4 lunghezze dal connazionale Battistuta in una lotta tutta argentina per il trono dei cannonieri. Possiamo dunque... Massimo Morales. Il Genoa supera di misura la Roma, il gol del successo rossoblu è realizzato da Scurabi dopo 15 minuti di gioco. Eh sì, possono ben cantare tifosi e popolo giallorossi. La Roma viene brillantemente a capo di una partita facile solo sulla carta, con tutte le insidie che normalmente queste gare, in teoria facili, nascondono. La Reggiana si è presentata all'Olimpico ben schierata da Ferrari, tanto che De Agostini e i compagni riuscivano facilmente a bloccare i giallorossi, che solo raramente erano in grado di arrivare dalle parti del brillante Sardini. Nelle parole di Carlo Mazzone vi è tutto l'orgoglio e la consapevolezza di aver plasmato una bella squadra, dopo tanto lavoro e non poche delusioni. Siamo riusciti a sbloccarla nel secondo tempo, dimostrando una maggior maturità di quella che avevamo l'anno scorso, che normalmente non si riusciva a vincere queste partite, moltissime volte le abbiamo perse. Perciò complimenti ai miei giocatori che hanno testa e gambe e non gambe e testa. La svolta della partita si è avuta in apertura di ripresa, con i giallorossi che prendevano d'assalto l'area avversaria e con i Granata e i Emiliani che, come spesso è accaduto in questo campionato, ripiombavano in uno dei loro ricorrenti momenti di amnesia. A sbloccare era proprio la rivelazione romanista, chiamiamola così, del campionato. E la gioia di capitan Giannini dopo il gol era incontenibile da cartellino giallo, che gli impedirà purtroppo di scendere in campo domenica prossima contro la Samp. È stato questo gesto mio, così, di togliermi la maglia e tirarla verso i tifosi, il segno d'affetto, il segno di riconoscimento, il segno di amore, il segno di attaccamento a tutti. Se togliamo anche questo al calcio... Dopo il vantaggio e passato momento di smarrimento, la Roma metteva in mostra le sue migliori doti, velocità e grande applicazione, con un gioco di intensità tale da mettere più volte in crisi la difesa reggiana. Vi sono alcuni episodi contestati, con un rigore negato a Totti e un altro concesso a Moriero, pronto a volare su un contatto molto presunto di Cherubini. La trasformazione prepotente di Balbo chiude la partita,
La Roma fa festa, per la Reggiana è sempre più retrocessa. Mihajlovic, dopo le due sconfitte con Juventus e Porto, ci voleva questa vittoria? Sì, ci voleva perché ci siamo ripresi, abbiamo vinto contro la Roma, abbiamo preso i 3 punti importanti, adesso siamo ancora in corsa per Coppa UEFA. Importanti per la classifica ma anche per il morale in vista delle prossime gare che attendono la Sampdoria? Sì, perché contro Juventus e contro Porto abbiamo giocato bene, non abbiamo meritato di perdere, però purtroppo abbiamo perso tutte e due partite con 2 tiri in porta. Oggi abbiamo giocato come queste ultime 2 partite, a fine quando la squadra gioca bene, a fine sempre escono fuori i risultati, così è successo oggi, spero che continueremo a giocare così, in questa maniera, e sicuramente non ci saranno problemi. Ecco, giocando per questa maniera, parlando di Coppa delle Coppe, secondo te ci sono ancora delle speranze per la gara di ritorno in Portogallo? Ma finché si gioca ci stanno sempre speranze, perché no, calcio è così, loro hanno vinto qua 1-0, come loro hanno vinto qua, così possiamo anche vincere noi là, non è niente finito, noi andiamo là per giocare la partita, sappiamo che non possiamo in questo punto, non possiamo perdere niente, andiamo a giocare e poi vediamo, spero che a fine riusciremo a vincere. Ecco, per ultimo un giudizio sulla tua ex squadra. Ma sappiamo tutti che Roma quest'anno è una delle migliori squadre in Italia quando sono incompleti, quando sono completi con Balbo e Fonseca davanti, una coppia micidiale, un tosto centrocampo dove tutti sanno giocare, tutti corrono, una difesa con Carboni, con Lana, con Allaire, con Cervone che è uno dei migliori portieri in Italia, sicuramente una squadra che con un po' di fortuna e con un po' di condizione può vincere tranquillamente a Scudetto. Oggi è stata brava la Sampdoria a chiudere tutti gli spazi e a lasciare pochissime possibilità alla squadra giallorossa. Ma i primi 15-20 minuti ci hanno messo in difficoltà perché venendo da 2 sconfitte siamo stati un po' tesi in campo, tutto quello. Poi dopo primo gol di Marco Rossi, dopo espulsione di Moriero, abbiamo preso partita in mano e era ancora diventato tutto più facile, a fine penso che abbiamo vinto meritatamente. Ecco. E per concludere il futuro di Mihajlovic, si leggono tante cose sui giornali, tu cosa pensi? Non si sa ancora niente, se deciderà tutto intorno a questo mese, fine mese. Allora Lana, non aveva iniziato male la Roma all'inizio di gara, poi è venuta fuori una Sampdoria che aveva da reagire dopo le 2 sconfitte consecutive con Juventus e Porto. Ma sì, diciamo che all'inizio l'abbiamo messo in po' di difficoltà, poi ho avuto questo gol su calcio piazzato, qui sono molto forte appunto in acrobazia, abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare, non ce l'abbiamo fatta, poi è venuta fuori l'espulsione di Moriero. A quel punto forse è stato un po' un contraccolpo psicologico per noi. Ecco, spesso si dice che con un uomo in meno a volte si riesca anche a giocare meglio. Oggi voi avete patito molto giocare per quasi tutto il secondo tempo e per gli ultimi 10 minuti del primo con un uomo in meno. Ma sì, sicuramente abbiamo patito, non siamo mai riusciti a pressarli mentre loro hanno corso tantissimo e non sembrava quasi di essere giocato giovedì. Arriva all'ottavo minuto il gol regolare del Torino. Alla fine. Il cross è di Lorenzini, tra Petruzzi e Aldair, Rizzitelli fa centro e come promesso ai suoi ex tifosi non esulta. Intervento di Cristallini su Piacentini, calcio di punizione, sinistro di Fonseca, Pastine sorpreso. Della partita, la Roma ha vinto diciamo meritatamente, ha fatto festeggiare un ottimo 58esimo compleanno al suo allenatore Carletto Mazzone, questa è una punizione di Fonseca parata da Fiori al 17esimo, poi c'è la svolta dell'incontro, stiamo per vedere le immagini, un lungo lancio dalle retrovie, Balbo e Bellucci, contatto in aria, il romanista cade per il signor Boggi e calcio di rigore, poi Balbo rimedia anche involontariamente un pallonata in faccia da un difensore del Cagliari, riguardiamo al rallenti, certamente non l'ha toccato con le mani, Bellucci batte Balbo alla destra di Fiori ed è il gol della Roma. Reagisce il Cagliari, Oliveira lancia Muzzi, però Cervone lo anticipa. Alla mezz'ora i giallorossi potrebbero raddoppiare, il lancio profondo di Fonseca per Cappioli, il cross al centro e Balbo sbaglia il più facile dei gol. In chiusura di tempo, un velenoso angolo di Fonseca obbliga Fiori a un intervento in 2 tempi. Andiamo nella ripresa, Tabarez lascia negli spogliatoi Bellucci, fa entrare Berretta e infoltisce un centrocampo assai carente.
Azione del Cagliari, azione di Muzzi, il pallone finisce fuori. Al quarto d'ora, poco dopo, Oliveira sta per approfittare di una decisione di Aldair, ma Cervone è bravo ad anticiparlo con i piedi. Al 24esimo ancora Roma vicina al raddoppio. Balbo colpisce per due volte la traversa, adesso vedremo il rallenti. Secondo noi forse c'era il secondo gol della Roma, ma per Boggi si può continuare. Al 31esimo i sardi invocano il calcio di rigore per questo intervento, questo contatto di Cervone o presunto contatto di Cervone con Valdés. Invece Valdés rimedia all'ammonizione per simulazione. Infine Moriero, adesso lo vediamo, rivediamo l'azione del rigore invocato dal giocatore del Cagliari, le immagini non ci assistono molto a dire la verità. Ubriacante azione di Moriero, siamo in chiusura di incontro, anche Fiori è battuto, ma Pugeddu rimedia prima che Moriero possa battere a rete. Da dire... Non di calcio, eh? No, non voglio parlare. Ho visto poco sport da parte della loro panchina oggi, ho visto veramente sport dalla parte del Cagliari e dalla parte dei giocatori anche della Roma, ma non della loro panchina. Ecco, cosa è successo? Bisoli cosa racconta, i giocatori del Cagliari cosa racconta? Non dicono niente, sono veramente tutti molto amareggiati e Bisoli è ferito nell'orgoglio, poi non so cosa gli abbia detto sinceramente. Sono rimasto male perché siete cambiati. Mi volevate bene solo perché vi facevo vincere. Adesso sono venuto come avversario e mi è piaciuto il comportamento nei miei riguardi. E penso che siamo alla pari. Io devo qualcosa a voi e voi dovete qualcosa a me. Non mi avete chiamato che eravate primi in classifica. Dopo 5 sconfitti io sono venuto qui con grande entusiasmo. E vi ringrazio della vostra amicizia, della vostra stima che avete avuto nei miei riguardi. Però il trattamento di oggi a me non è piaciuto affatto. Passa la soddisfazione della vittoria. Che trattamento, scusi? Penso che chi è stato presente si è reso conto che c'era una tensione particolare. Io mi auguro che parte sia dovuta alla Roma, non su Mazzoni. Però quando sono passato io nel secondo tempo sono rientrato in campo e i fischi erano tutti per me. Non credo che ci sia a mezza misura. Va bene? Ma perché un atteggiamento così diverso rispetto all'anno scorso? Non lo so, per la partita d'andata, se poi c'è stato un episodio in campo sotto il profilo del prolungamento della gara, mi sembra che oggi Boggi abbia proseguito per 5 minuti, no? 4, sì, 4. 4. No, io non è che ho l'orologio a controllare questo, controlli 90 quelli effettivi. All'andata abbiamo fatto gol, penso meritatamente, su un gol regolare. Al 93esimo, al 94esimo, ma non credo che c'entrava più di tanto la Roma e Mazzoni. Bene? Scusi, non so quale possa essere questo. Ci sono rimasto male, signori. È inutile che stiamo a cercare. Ci sono rimasto male, punto e basta. Non lo so se sto nel giusto. Però se la partita è in curva nord, uno striscione di 40 metri, auguri, sì. Mazzone. Era pure una scritta sulla la seconda scritta. Sì, qual era la seconda? No, è meglio che non la invitiamo. No, qual è la seconda? Dimmela, no. Chi l'ha visto? Io. Chi era? Qual era? Il vecchio più sei coglione. Esatto. Com'era? Sicuramente non ero fratello di chi ha scritto quel cartello. Sicuro perché mio padre... C'è la via Cagliardi. Qui in terza categoria esistono in qualsiasi campo. Uno può scambiare una parola, un insulto e poi dopo finisce, 90 minuti finiscono, e ci si abbraccia con molta lealtà e finisce tutto. Il KO, che chiude con ogni probabilità uno dei tre orizzonti stagionali del Parma, è il frutto di una gara bellissima solo nella prima mezz'ora, quando il match non aveva ancora un padrone. Dopo un rigore non concesso e occasioni da gol fallite, è arrivato il castigo della legge non scritta del calcio. Gol sbagliato, gol subito. Balbo l'opportunista, dimenticato dalla difesa parmigiana e trattato con benevolenza dal guardaline, proietta la Roma al terzo posto della graduatoria. Ma la Roma è in grandissima condizione atletica. E poi, oltre alla condizione atletica, c'ha dei giocatori che stanno giocando molto bene, stiamo facendo gli schemi che vuole il mister, quindi cioè, io direi un complesso di cose, non soltanto una prestazione fisica. 80.000 persone per il gran derby del centro-sud tra Napoli e Roma. Per l'imponente e imprevista testosa nevicata hanno dovuto rifare le video, che è cominciato con 7 minuti di ritardo.
Questa è la conclusione al 16° di Agostini, che ha preferito passare a Carboni e ha lasciato che intercettasse Ranna. Al 16° da registrare il lungo lancio di Aldair per Balbo, la conclusione di Sinistro per Tagliatela. Al 18° Cruz per Rincon, Rincon rientrava oggi, buona la sua conclusione dalla distanza. Al 23° bel lancio di Piacentini per Totti, che però viene anticipato da Trusco, che è stato l'autentico protagonista della difesa attesa. Al 29° l'action goal contestato, annullato da Totti per Piacentini, Piacentini a Cappioli, Balbo è già in posizione, come vedete, di fuorigioco, colpisce prima il palo, poi fa gol, ma l'outside è evidente e Gavidagi lo segnala. Al 30° Buso per Agostini, colpo di testa ancora fuori. Al 32° Pecchia, intercetta Cerbone, colpisce Buso, respinge Terna, ancora Buso in rovescia Rincon e Agostini falliscono l'occasione clamorosa. E passiamo con le immagini alla ripresa, 11° Aldair, errore, Buso per Agostini, da sotterra, para Cerbone. 15° grande giocata di Carbone, cross per Agostini, fuori, riesce a colpire, a far centro soltanto i fotografi a bordo campo. Ancora un'azione per il Napoli al 45°, stavolta è Buso, cross per Agostini, il quale in mezza rovesciata riesce soltanto a subire il portiere. Molti di voi forse l'avranno già sentito. Più che l'anticipo pasquale sembra quello natalizio. Freddo invernale, pioggia, cielo di piombo, tanto da dover ricorrere nella ripresa alla luce dei riflettori. Ad illuminare invece il volto degli infreddoliti tifosi giallorossi ci pensa Francesco Totti dopo appena 6 minuti, spingendo in rete un facile pallone sul maldestro intervento di Gamberini. Per il Brescia è una doccia fredda anche questa, che taglia le gambe in partenza e spiana la strada alla Roma. Non basta ai Lombardi lo stimolo del cambio di panchina, ad Elio Moro al posto di Gigi Maifredi, per reagire. La differenza tra le due squadre in campo è abbastanza evidente e non tarda a concretizzarsi nuovamente in gol. 6 passaggi di seguito con esecuzione finale di Cappioli. Tutto da manuale e partita virtualmente chiusa dopo soli 20 minuti. Ma Giannini assicura che il merito è tutto della sua squadra. È facile grazie a noi, grazie a un primo tempo abbastanza vivace, abbastanza determinato. Siamo riusciti subito a far gol e poi la partita si è messa un po' in discesa. Tanto in discesa che il Brescia si affaccia dalle parti di Cervone solo con questa conclusione dalla distanza di giunta, mentre la Roma non smette di spingere cercando di piazzare il colpo del definitivo KO. Mazzone segue naturalmente in piedi e anche se il gol non arriva non può fare a meno di lodare la qualità del gioco. La squadra manovra molto, c'è un ordine tattico, c'è molta chiarezza su quello che si vuol fare, c'è la giusta filosofia, c'è una squadra, c'è un collettivo, ecco. Si accendono le luci nella ripresa, ma lo spettacolo è lo stesso, con il Brescia che fa quello che può e la Roma che cerca senza successo la via del terzo gol. E tra un tentativo e un altro ci scappa qualche distrazione e così quasi quasi sono gli ospiti a trovare lo scherzo che potrebbe riaprire il risultato. Ma la testa di giunta è altrettanto distratta e per il presidente Corioni non poteva che essere così. Sono quegli anni destinati, che lo sai già prima come va a finire. Noi stiamo studiando la squadra per l'anno prossimo. Il 3-0 arriva su rigore, Aldair per Balbo, il fallo di mezzanotte sull'argentino non è certo dei più evidenti, ma l'ottimo Farina decreta la massima punizione e a nulla valgono le vivaci proteste bresciane. Balbo è superstizioso, ma a mettere a segno la sua 17ª rete in campionato non ci pensa due volte. La festa romanista finisce qui, Moriero non riesce a condire la torta con la classica ciliegina. Non resta che godersi la vittoria, rimandando a tempo debito le ansie per il derby. Roma, discreto Brescia, buona classifica, buona condizione. Un buona Pasqua a tutti i tifosi della Roma e della Lazio. Ora di parziale non gioco ed ecco il primo vantaggio della Lazio. Palla avvelenata di Fuser, tante incertezze e dopo la riedizione del volano ecco il tocco di Casiraghi. Fuser ha un lampo dei suoi finché non arriva il raddoppio. Fallo su Casiraghi da parte di Cervone e rigore del Beppe Nazionale che va a guadagnarsi la giusta, sperata ammonizione. La più cercata e voluta della mia carriera. Ma il primo segnale più che mai positivo è subito per la Roma con il gol di Abel Balbo dopo appena 16 minuti. L'arbitro concede il calcio di rigore alla Fiorentina per l'intervento dubbio di Lanna sul portoghese Rui Costa. Dopo l'errore dal dischetto con la Juventus, Battistuta prova a far pace con il pallone, tentando le buone maniere. Non più tiri violenti, meglio appoggiare con delicatezza. L'esito è catastrofico. E finisce del tutto il discorso quando, a coronamento di un'azione da manuale del calcio, Francesco Totti trova l'angolino basso alla sinistra di Toldo, scatenando tutta la gioia di Carlo Mazzoni.
Dopo un fuorigioco sbandierato dal guardalinee ma non fischiato dall'arbitro, l'azione è proseguita e Lentini, approfittando dell'effetto saponetta del pallone e del fatto che Cervone era un po' coperto, ha siglato il risultato. 6 gol in 5 partite. Una bella... Roma più cinica che mai. Fronte destro dell'attacco. Balbo a danzare nello spazio stretto, Fonseca a raccogliere l'ispirazione con marcatura di precisione chirurgica. Nella ripresa il Bari viene trascinato da Tovalieri, che prima colpisce il palo e poi pareggia, collocandosi al primo posto tra i bomber del Bari. La Roma riprova a vincere. Ancora Fonseca con una gran palla nel 7 su calcio piazzato, batte Fontana. Il Bari annaspa, ma Mazzone toglie Aldair e innesta Annoni. Sostituzione infelice. Barone in slalom in aria, taglia fuori mezza retroguardia giallorossa e Protti in sacca a porta vuota. Tutti felici e contenti. No, nessun timore, non raccontiamo favole, ma gli eventi prevedibili che hanno matematicamente regalato un posto in Coppa UEFA alla Roma. Un caldo toglie Roma e Juventus all'Olimpico. Grandi feste per i giallorossi, che concludono oggi la loro avventura casalinga. Nella variopinta coreografia spicca la gigantografia di Agostino Di Bartolomei. Un anno fa il capitano giallorosso decideva di salutare tutti e i suoi tifosi, la sua gente, dimostra di non dimenticarlo. E nell'Olimpico Stoccolmo di folla, ai cori giallorossi si contrappongono le invocazioni del consistente contingente juventino. Roberto Baggio, resta con noi, urlano i tifosi bianconeri, in una partita in cui il Divin Codino non è mai stato così presente nella sua assenza. Tra le eventuali destinazioni di Roby Baggio vi è anche la Roma e quando se ne parla i romanisti languidiscono. Ma pochi minuti prima della partita il presidente Franco Sensi disillude tutti. Noi non ci siamo mai interessati, nessun interessamento né da parte della società né da parte del tecnico sul nome di Roberto Giara. Ma nell'eventualità si aprisse uno spiraglio? No, non interessa a noi. E veniamo alla gara. Gran movimento di tutte e due le squadre. Juventus si chiede quale partita interpretare, la Roma, una Roma ben determinata, passa in vantaggio. Vi è una punizione per fallo su Carboni, Fonseca lancia lo stesso Carboni che crossa dal fondo per la corrente Aldair. Gran tiro al volo e Rampulla non riesce a fermare il pallone. Gran gol. Insiste la Roma a quarto d'ora con una gran discesa di uno scatenato Carboni, palla a Balbo che manca il dribbling. Il primo tempo non dice null'altro se non un'uscita di Rampulla su Fonseca. Tutto regolare ed un invito di Paolo Sousa per uno stranito Ravanelli che di destro non conclude. Si passa alla ripresa nella quale la Juventus, reduce da una settimana di festeggiamenti, attesi peraltro da anni, si squaglia al sole capitolino. Ed è tutta Roma, che prima attenta alla incolumità del coraggioso Ciro Ferrara, poi Moriero sfiora la traversa. Percussione di statuto al 24esimo. Interviene Ferrara che travolge il motorino romanista. Il rigore è netto. Batte Fonseca ed è il 2-0. Ed il finale è proprio tutto per l'uruguaiano. Colpisce con un gran tiro su punizione, poi al 30esimo travolge tutti sulla fascia sinistra e sul suo traversone rientrare l'estirada di Balbo è vincente per la tripletta finale. E sempre Fonseca, prima di uscire per una meritata ovazione, si esibisce nel suo miglior dribbling con tiro. Rampulla salva. Ed è la fine, con i giallorossi a ricevere il ringraziamento dei loro tifosi. Il derby della prossima stagione con la Lazio, in campionato e in Coppa UEFA, è già cominciato. La Juve assorbe disinvoltamente la sconfitta. La Roma preme al 12esimo in gol con Balbo. Turci manca proprio la palla. Al 18esimo Fonseca devia un assist di Moriero. Turci tocca in corner. Al 25esimo cross di Tentoni, Sclosa colpisce con la faccia e dà così a Chiesa il pallone del pareggio cremonese. 2 minuti dopo c'è questo fallo di mano in area di Piacentini, calcio di rigore. È Tentoni che si incarica di battere, ma Cervone è bravo, intuisce e respinge. Passiamo alla ripresa, al 4° minuto punizione per la Roma, Giannini, Fonseca, Bolide che Turci devia sulla traversa, arriva Balbo ed è il 2-1. La Cremonese però non si demoralizza e all'11esimo assistiamo ad un pezzo di bravura di Chiesa. Prima scambia con Cristiani. Poi controlla bene la palla e piazza un cross da manuale per Sclosa, che riporta così il risultato in parità. Ma da qui in avanti la partita è tutta della Roma. Al 23esimo da Balbo a Totti, quindi il tiro di Capioli carambola fra i pali e finisce in rete. 10 minuti dopo il lungo lancio per Balbo, che sull'uscita di Razzetti ha penetrato in sostituzione di Turci, dà a Totti. Garzia si frappone e commette fallo di mano. Così dagli 11 metri Balbo batte il calcio di rigore ed è il 4-2 per i giallorossi
che al 45esimo fissano il risultato sul 5-2 con questo gran gol di Cappione.